Buonasera, buonasera, don Dirigì, in primo piano ancora la politica, l'avete sentito nell'anteprima, nessuna incompatibilità, il sindaco della città di Sulmona, Gianfranco Di Piero, lancia la giunta professionale, un battesimo tutt'altro che tranquillo, al momento una giunta senza ancora un'agenda, facciamo il punto nel nostro servizio. Dalla riapertura del parcheggio di Santa Chiara, risoluzione dei problemi infrastrutturali alla quadratura dei conti del Cogesa, le priorità sono state solo accennate, manca ancora l'agenda della giunta del Di Piero bis. Oggi il battesimo di fuoco a Palazzo San Francesco. Come siete arrivati a trovare la quadra? Beh, intanto si è arrivati a trovare la quadra per un atto di responsabilità. Io ho richiamato le forze di maggioranza all'impegno che era stato sottoscritto e in sede di elettorali, di presentazione delle liste elettorali, impegno che innanzitutto implica un senso di responsabilità nei confronti della città. Una formazione, una coalizione che ha vinto le elezioni ha il diritto-dovere di governare e di andare avanti. È stata, come diceva lei, una fase di confronto anche vivace, molto articolata, molto complessa, come voi avete potuto riferire attraverso la ricostruzione delle cronache, però è così arrivate alla composizione, quindi attraverso la consapevolezza, innanzitutto l'acquisizione della consapevolezza della necessità di governare, di evitare lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, di evitare l'ennesimo commissariamento a fronte dei tanti e gravi problemi che attraversano la città. Quindi c'è stato un confronto serrato che però alla fine poi ha visto la composizione delle varie posizioni e c'è stata la possibilità quindi di varare una giunta che io ritengo formata da ottimi professionisti, in grado quindi di corrispondere ai tanti problemi e ai tanti bisogni della città. Una giunta si è detto ieri senza le tessere di partito. Il punto è questo: una giunta prettamente tecnica sarà in grado poi di entrare nei meccanismi della politica, viste le urgenze, le tante urgenze che sono sul tavolo nella quotidianità? Avevo detto che ero alla ricerca di comprovate professionalità, condivise poi con le forze politiche che sostengono la maggioranza, quindi sì una caratterizzazione tecnica che però passa anche attraverso il vaglio della politica e quindi con la condivisione della politica. Credo che in questo momento la professionalità degli assessori complessiva e quindi della giunta e il raccordo stretto che c'è con la maggioranza consiliare e con i membri del Consiglio e della maggioranza che hanno condiviso questa scelta e quindi hanno partecipato, insomma, in maniera attiva alla definizione di un problema che rischiava di essere un problema senza una soluzione rimediabile, credo che possa essere un buon viatico per agire sui problemi della città. Le prime grane, più che presunte incompatibilità, l'inopportunità sollevata dalla consigliera Nannarone sulla posizione di Critani, che sarebbe, dice, un uomo di biondi in giunta. Lei che cosa ne pensa? No, io non penso assolutamente che ricorra a un'ipotesi di questo tipo. Critani è un professionista che svolge la propria attività, peraltro in un ambito operativo ben lontano da quello della nostra città, quindi non c'è nessuna incompatibilità, non esistono uomini che appartengono a. Esiste invece una risorsa professionale che chiaramente deve anche svolgere la propria attività. Non rilevo assolutamente questo problema, non sono d'accordo su questa ipotesi di incompatibilità. Poi incompatibilità non sarebbe un'incompatibilità tecnica, un'incompatibilità politica, non credo proprio. E nell'assetto del Consiglio Comunale cambia anche il paradigma dell'opposizione, no? Perché abbiamo i tre elementi che avevano contribuito alla vittoria della coalizione, dall'altra parte. Una giunta, l'espressione della giunta che non risponde più ai desiderata del corpo elettorale. Quindi come cambieranno ora le priorità, i temi di intervento? Perché oltre alla sostituzione di volti e deleghe, lei diceva dobbiamo ritrovare un'anima politica. C'è stata una trattativa in zona Cesarini, poi in una mattinata come è stata ritrovata quest'anima politica? No, non è stata ritrovata, diciamo, all'ultimo momento, non è come dire, un fatto episodico che consente, è proprio l'esito di una lunga discussione, di una lunga trattativa e quindi la maturazione di un percorso. La caratterizzazione politica, c'è una diversa maggioranza, voi sapete bene che la maggioranza che aveva vinto, che era scaturita
all'esito del giudizio elettorale si è ridotta, ne abbiamo parlato diffusamente in Consiglio Comunale, e io ho cercato anche insomma di capire le ragioni di questi distinguo. Oggi c'è una nuova maggioranza, la quale comunque è sempre comunque ispirata al programma di mandato dell'amministrazione, quindi il mandato politico è quello di portare avanti il programma di mandato che è stato votato dal Consiglio Comunale e che è comunque condiviso dalla gran parte dei consiglieri che sono rimasti sui banchi della maggioranza. La cultura della non violenza cominci a scuola, così il fratello di Ilaria Maiorano, la donna originaria di Introdacqua uccisa dal marito lo scorso anno ad Osimo. Il suo messaggio per la giornata del 25 novembre, sentiamo nel nostro servizio. La cultura della non violenza comincia a scuola. A scriverlo a caratteri cubitali a pochi giorni dalla giornata del 25 novembre Daniele Maiorano, fratello di Ilaria, la donna originaria di Introdacqua, uccisa ad Osimo lo scorso anno dal marito che ora è in carcere in attesa di giudizio. Una violenza che non è esplosa dalla sera alla mattina, ma ha avuto un'escalation fino alla follia omicida. Ormai ogni 3 giorni purtroppo muore una donna, anche mia sorella è stata vittima di femminicidio, ammazzata dal marito e dall'ex compagno, fidanzato. Ma deve cambiare la mentalità di certi uomini, chiamarli uomini è una parola grossa perché l'amore non è possesso, la donna non è un oggetto ma un soggetto che appartiene solo a se stessa, nessun altro, bisogna trovare una soluzione per fermare questo massacro e ora che si inizi dalla scuola, fin da piccoli con l'educazione all'affettività per eliminare la cultura del possesso, afferma Daniele che ha voluto affidare alla nostra emittente il suo messaggio per il 25 novembre, non un messaggio qualunque dal momento che in quelle poche righe c'è un dolore da metabolizzare, cominciare dalle scuole, dalla consapevolezza delle donne, denunciare a primo segnale, sono temi che abbiamo affrontato con l'avvocato Teresa Nannarone, prima ospite della rubrica Una donna al giorno, che da oggi fino al 25 novembre ci farà conoscere da vicino 5 donne in prima linea per eliminare la violenza di genere. Devo fare un appello. Io vorrei dire alle donne che vivono questa condizione, che c'è un tessuto sociale molto attento nell'ambito sicuramente delle forze dell'ordine, come ho detto prima, ma anche dei professionisti, delle psicologhe, degli psichiatri, insomma credo che oggi, diversamente da tanto tempo fa, c'è una società che le vuole proteggere, comprendere e difendere. Quindi io credo che ogni donna abbia il diritto di interrompere la paura, la sofferenza sua, che spesso è anche sofferenza dei figli, di sperare in un futuro migliore. Quindi quando siamo già a una violenza fisica ma anche a fenomeni, pensiamo per esempio allo stalker che non ha una violenza fisica ma a tutti gli effetti è una violenza psicologica, pensare già di denunciare, ma quando ci si trova davanti ai primi segnali sottrarsi alla relazione, perché non è una relazione che può cambiare, non è una relazione che può migliorare, anzi quei segnali sono indice di quello che di molto più grave può succedere dopo, di farsi aiutare a fare questo percorso con, ripeto, brave professioniste, prediligere le donne al loro posto che sono nel territorio, parte centri antiviolenza, ma anche presso le ASL, le psicologhe e quant'altro, perché magari facendosi aiutare è più semplice, però prendere veramente in considerazione che la vita è fuori da questi meccanismi e che nessuno deve avere mani libere nell'impedire ad una donna di vivere una vita felice, ma quantomeno serena nella quotidianità. E con la cronaca torniamo a Capestrano, ancora il tentato femminicidio, la vittima sta per uscire dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, una buona notizia, vanno avanti le indagini con l'attivazione di una task force specifica, sentiamo di cosa si tratta nel nostro servizio.
Proseguono le indagini sul tentato femminicidio dello scorso 14 novembre avvenuto a Capestrano, nel quale è implicato il 36enne macedone che avrebbe aggredito la compagna con defendenti prima di tentare il suicidio con un cocktail di farmaci. Il 36enne macedone, unico indagato per tentato omicidio, resta in custodia cautelare presso il carcere Costarelle dell'Aquila, dove si trova recluso dallo scorso venerdì. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica dell'Aquila, sono state affidate direttamente al nucleo investigativo del Comando Provinciale. Vengono svolte insieme al reparto carabinieri atti persecutori del RACIS di Roma, munito di delega speciale da parte del PM titolare dell'inchiesta, che oggi ha iniziato, inviato all'Aquila una task force per le prime esplorazioni sul caso investigato. Il reparto atti persecutori dell'ARMA nasce nel 2009 contestualmente all'istituzione dell'omonimo reato di atti persecutori e collocato nell'ambito del reparto analisi criminologica e del raggruppamento carabinieri investigativi scientifiche, ed è composto da militari specializzati sulla violenza di genere, esperti in psicologia, criminologia e informatica. Ha una competenza nazionale sui reati di violenza di genere e violenza domestica, si occupa di sviluppare studi e ricerche sul fenomeno della violenza di genere e violenza domestica, analizzare flussi informativi provenienti dai reparti dell'arma territoriale attraverso i quali rileviamo i fattori di rischio dei singoli casi, sensibilizzare con incontri nelle scuole, progetti di collaborazione interistituzionali sviluppati a livello nazionale e internazionale, fornire reparti dell'arma un supporto specialistico nelle indagini, anche nell'esecuzione di audizioni protette delle vittime vulnerabili. Intanto la donna vittima di tentato femminicidio a Capestrano è pronta per uscire dall'ospedale San Salvatore dell'Aquila, dove si trova ricoverata da una settimana. E ora la sanità, con i centri per l'autismo psichiatrico di Pratola Peligna in 30 rischiano il posto. Verso un sit-in scenderà in piazza al fianco dei lavoratori anche il PD della cittadina Peligna, il nostro servizio. Pronto un sit-in per il centro per l'autismo psichiatrico di Pratola Peligna. A pianificare la protesta il locale Circolo d'Edem, che l'altro giorno ha incontrato gli operatori delle due strutture sanitarie. Il processo di internalizzazione che l'azienda sanitaria sta portando avanti metterebbe a rischio complessivamente 30 posti di lavoro, penalizzando principalmente gli OS, che non sono menzionati nei nuovi concorsi indetti dalla ASL, e gli educatori professionali, non in grado di rispondere all'avviso pubblico visto il profilo occupazionale con cui sono stati inquadrati l'esperienza maturata. Una verifica in tal senso è stata chiesta nei giorni scorsi dal sindaco Antonella Di Nino, che aveva sollecitato la cooperativa a comunicare all'azienda le effettive mansioni svolte dai dipendenti, al fine di verificare se ci sono i margini di tutela di tutti i livelli occupazionali in linea con la normativa di riferimento. Intanto il PD va avanti, nei prossimi giorni sarà a fianco dei lavoratori con un sit-in. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco con le nostre notizie. Oggi siamo al Frantoio Terra Antica per parlare delle olive. Venite con me. Oggi parliamo della pianta di ulivo. La pianta di ulivo produce frutti che si chiamano olive. Dalle olive, con la molitura, si ottiene il succo di frutta, chiamato olio di oliva. L'olio è un succo di frutta che per l'uomo è un alimento completo, quindi non un comune condimento. Essendo un alimento essenziale, deve contenere requisiti di salubrità e componenti biologici che fanno bene alla salute. Vale a dire, bassa acidità, molti polifenoli antiossidanti e pochissimi perossidi. Quindi l'olio è il succo di frutta delle olive. Solo la lavorazione a freddo, con olive fresche appena colorate, senza acqua calda di processo, con una lavorazione rapida, senza permanenza all'aria, garantisce un buon olio extravergine. Una volta ottenuto un ottimo olio, va conservato in appositi contenitori, evitando il contatto con l'aria.
Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Dobbiamo mettere la benzina, dove la mettiamo? Francesco Marinucci! Va bene, andiamo! Oh, oh. MF di Francesco Marinucci, distributore gommista. Correttezza, onestà, professionalità e velocità. Abbia scelta di pneumatici multimarca a prezzi convenienti. Viale Mazzini 143, Sulmona. È fondamentale riposare bene. La serenità della vita dipende anche dalla qualità del sonno che va ricercata nella rete, nel materasso e nel guanciale. La scelta del nostro sistema di riposo va fatta con cura. Deve adattarsi alle nostre caratteristiche ed essere realizzato con materiali di qualità. Affidati a Semiflex, fabbrica materassi artigianali, memory, in lana e a molle, reti e doghe anche motorizzate, lavaggio lana e inoltre lavori di tappezzeria per ridare nuova vita a sedie, poltrone e divani. Semiflex è da sempre alla ricerca di soluzioni all'avanguardia, mescolando innovazione e tradizione. Fabbrica e showroom in via Alessandro Volta, zona industriale, Raiano. Prenditi cura del tuo udito con Audio Control nei giorni 24, 25 e 26 novembre. Audio Control ti aspetta al centro acquisti Nuovo Borgo, nell'area salute, per una consulenza gratuita sulla prevenzione dell'udito. Ti aspettiamo al centro acquisti Nuovo Borgo il 24, 25 e 26 novembre, per Borgo in Fiera. Perché la salute del tuo udito è la nostra priorità. Audio Control si trova a Sulmona in corso Ovidio 75. Don't want a lot for Christmas. Per rendere più dolci e speciali le tue feste di Natale, per regalare momenti di piacere e rendere indimenticabile il Natale dei tuoi cari, l'antica dolceria L'Unica, attività storica dal 1932, ti aspetta, sempre nelle sue sedi di Corso Video 231 e 209 a Sulmona, per consigliarti e coccolarti insieme a tutto il suo staff. Buone feste! Lavorare con passione. È questo il nostro segreto. LPG Legno, dal 1997, realizza tetti, tettoie, gazebo, casette e garage in legno di alta qualità. Pali a recinzioni in pino impregnato e castagno. Case residenziali antisismiche, dall'ideazione alla posa in opera. Alla LPG Legno, le tecniche più all'avanguardia e le lavorazioni artigianali ci aiutano a raggiungere l'eccellenza. Contattaci per costruzioni civili e industriali. Per le pubbliche amministrazioni siamo sul MEPA. LPG è centro lavorazione legno autorizzato. Progettazione e stabilimento a Raiano, zona industriale. 347 588 7107. LPG Legno, la tradizione artigiana incontra l'innovazione quotidiana. Il centro acquisti Nuovo Borgo presenta Borgo in Fiera, 3 giorni di esposizione con le eccellenze del territorio Abruzzo, ma anche musica, ballo, performance live e defilé. E poi verrà eletta Miss Borgo. 24, 25, 26 novembre. Vieni al centro acquisti Nuovo Borgo in Viale della Repubblica a Sulmona. Emporio Tessile Lauri, arredamento e tendaggi. Il tuo punto di riferimento a Sulmona per tende da interno, tende da sole, zanzariere, tende tecniche, gazebo, tappezzeria e pergotende. Scopri tutta la nostra selezione di filati per arredare i tuoi spazi. Realizziamo anche confezioni grazie alla nostra sartoria. Emporio Tessile Lauri vanta un'esperienza che ci contraddistingue dal 1980. Vieni a trovarci, siamo a Sulmona in via Cornacchiola 48. Emporio Tessile Lauri, professionalità dal 1980.
Seconda parte, ripartiamo dalla cronaca, una vera e propria tragedia, quella che è avvenuta nella mattinata a Bussi sul Tirino, si ribalta col trattore, mentre lavora muore schiacciato, una brutta vicenda che vede protagonista un giovane romeno di 32 anni, sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Popoli, territorialmente competenti, e la Procura della Repubblica di Pescara, ma sentiamo tutto nel nostro servizio. Tragico incidente questa mattina a via Monte di Faro Alto, nel territorio comunale di Bussi sul Tirino, dove un giovane romeno di 32 anni è morto, secondo una primissima ricostruzione, sbalzato, poi schiacciato da un trattore mentre stava facendo la legna. Il giovane stava lavorando con una ditta agricola che ha sede a Capestrano. Una volta scattato l'allarme sul posto, difficile da raggiungere, i sanitari del 118 sono arrivati con l'elisoccorso, ma hanno potuto solo constatare il decesso. Il giovane sarebbe morto proprio mentre saliva nell'equipaggio. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri, della Compagnia di Popoli territorialmente competenti, della Procura della Repubblica di Pescara, che ha aperto un fascicolo sulla tragedia, e del competente dipartimento della ASL, che sta verificando le misure di sicurezza approntate. Intanto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio in pieno centro storico a Sulmona per una sfiammata da un cavo elettrico collocato nei pressi dell'acquedotto medievale tra un'abitazione e un'attività commerciale. Le scintille hanno fatto scattare la richiesta d'aiuto dei residenti, ovviamente tutto sarebbe dovuto a un cortocircuito. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza e anche ovviamente della polizia locale. Ora ci spostiamo a Pietranzieri, 80 anni esatti sono passati da quella strage, la strage dei Limmari, ci vorrà ancora un anno per i risarcimenti, 15 milioni di euro a disposizione dei parenti delle vittime. Intanto con la consueta fiaccolata si accende la luce del ricordo, vediamo tutto nel nostro servizio. Roccaraso non dimentica la strage dei Limmari che costò la vita a 128 persone, due giorni di commemorazioni organizzate nel ricordo di quella pagina dolorosissima della storia di Pietranzieri, frazione di Roccaraso. A distanza di 80 anni dalla strage nazista si lotta ancora per poter risarcire le famiglie delle vittime che per un cavillo legale non possono ancora ricevere nulla di ciò che spetterebbe a loro, 15 milioni di euro, come si è chiarito ieri in un convegno a Roccaraso. Nel pomeriggio invece nel Bosco dei Limmari la fiaccolata, la lettura dei nomi, ben 128 che il 21 novembre del 1943 furono trucidati nel bosco dai soldati nazisti, una vera e propria strage, uno spietato irragionevole crimine di guerra in violazione di ogni diritto internazionale che costò la vita a 128 persone, tra cui 60 donne e 34 bambini che avevano meno di 10 anni. Siamo sempre convinti, anche come gruppo Alpini di Pietranzieri, che il ricordo deve rimanere, non bisogna dimenticare, se si dimentica è la fine. L'altro ieri, il 16, è ricorso l'80° anno della morte di mio padre e contemporaneamente anche la sorellina piccolina, che prendendo il latte della madre che avevano preso i tedeschi il mio padre, e non era latte ma era veleno, e la bambina già un po' malata con i tempi dell'autunno morì tra le sue braccia. Vogliamo dire ai nostri giovani, ma non solo di Pietranzieri, ma di tutta Italia, che la guerra non serve, porta soltanto distruzione e fame. E ora le lezioni al Consorzio di Bonifica Terno Sagittario con il Comitato Agricoltura che non andrà alle urne. Sentiamo il perché nel nostro servizio. C'è il caso delle quote rosa, i possibili ricorsi in vista e poi la presa di posizione del Comitato Difesa dell'Agricoltura della Valle Peligna, che non si presenterà alle urne il prossimo 26 novembre per eleggere il nuovo Consiglio d'amministrazione del Consorzio di Bonifica Interno a Terno Sagittario a Prato La Peligna. Secondo il presidente Lia Polidoro, il vulnus sarebbe da rintracciare all'interno dello statuto del Consorzio, redatto nel 2021. Il regolamento sembra fatto apposta per allontanare gli agricoltori aventi diritto al voto per la partecipazione democratica, tuona Polidoro. Infatti nel regolamento non è previsto l'invio della scheda elettorale per esercitare il diritto al voto. Inoltre sarebbero stati affissi solo alcuni manifesti nei paesi interessati del comprensorio del consorzio, tant'è che è vero che la stragrande maggioranza degli elettori non è a conoscenza delle elezioni, ma la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sarebbe la cancellazione di una lista composta da 4 candidati perché uno dei componenti avrebbe saldato in ritardo la propria morosità per l'acquerrigua.
questo regolamento per noi antidemocratico, illiberale, anticostituzionale, conclude Polidoro. E anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Sono stati raccolti 9.338 kg di prodotti a lunga conservazione da destinare alle famiglie in stato di bisogno accolte nelle Caritas parrocchiali della diocesi di Summona Valva, e questo è il bilancio della colletta alimentare che si è svolta lo scorso sabato in 20 supermercati della Vallata, da Sulmona fino a Popoli Terme, il tutto grazie all'impegno di 150 volontari che, per usare le parole del presidente di Fondazione Banco Alimentare Giovanni Bruno, con il loro sostegno, il loro impegno, il loro sacrificio hanno reso possibile manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà. La giornata della colletta è stata anche occasione per prepararsi attraverso gesti concreti alla 7ª giornata mondiale dei poveri. www.ondatv.rv, il nostro sito internet che vi invito a consultare per restare aggiornati su tutte le notizie, anche la nostra pagina Facebook, canali social. Ovviamente, come ogni martedì, non posso non invitarvi a seguire quello che è diventato un appuntamento canonico, l'aforisma del giorno a cura di Carlo Di Ruscio, subito dopo il primo appuntamento di Una donna al giorno, questa rubrica che ci accompagnerà fino alla ricorrenza del 25 novembre. Bene, a questo punto io mi fermo qui, grazie per averci seguito, a tutti una buona serata. Buonasera Andrea, buonasera telespettatori di Onda DG. Eccoci con il nostro appuntamento settimanale con l'aforisma. Oggi, 21 novembre 2023, si festeggia la presentazione della Beata Vergine Maria al Tempio, ma per i carabinieri è la Virgo Fidelis, la festa della Madonna Vergine Fedele, Virgo Fidelis, che con decreto dell'8 dicembre del 49 di Papa Pio XII è stata eletta, nominata patrona dell'Arma dei Carabinieri. E la data del 21 novembre non è una data scelta a caso, ma è la ricorrenza della battaglia di Kulqaber in Etiopia, dove il 21 novembre del 41 un intero battaglione dei carabinieri venne quasi completamente sacrificato appunto in questa bruttissima battaglia contro l'esercito britannico, al punto tale che sopravvissero solo pochi carabinieri, ma hanno combattuto in una maniera molto valorosa, molto eroica, al punto tale che i vincitori tributarono ai pochi carabinieri sopravvissuti gli onori delle armi. Quindi è un riconoscimento importante durante una battaglia che i vincitori fanno nei confronti dei vinti, degli avversari, appunto per riconoscere l'elevato valore e l'elevato eroismo che hanno dimostrato. E per questo ogni anno il 21 di novembre ricorre appunto la Madonna protettrice dei carabinieri, chiamata appunto Virgo Fidelis, Vergine Fedele, perché il concetto di fedeltà è anche quello che contraddistingue l'Arma dei Carabinieri. Non per nulla il motto dei Carabinieri è nei secoli fedele, proprio come fedele è stata la Madonna nei confronti del Signore nostro, così i Carabinieri lo sono nei confronti delle nostre istituzioni. Per questo faccio gli auguri a tutti i carabinieri di ogni ordine e grado in servizio, che ogni giorno vegliano sulla nostra sicurezza, e faccio gli auguri a tutti i carabinieri di ogni ordine e grado che stanno in congedo, tra cui me stesso, che, come ribadisco sempre ogni volta, sono orgogliosissimo di aver fatto il maresciallo dei carabinieri per oltre 31 anni. Premesso questo, passiamo al proverbio del giorno. Allora, oggi voglio parlare di quelle persone
che quando succede un evento o non si informano, o si informano male, o si informano alle persone sbagliate, e fanno sì che invece di sapere, di capire, di apprendere come si sono svolte alcune situazioni, le apprendono in una maniera del tutto errata, quindi si informano male. Beh, se dice a Sulmona che è meglio di starsi alla fonda che beva l'acqua trovola della pascolla, cioè è meglio dissetarsi alla fonte che bere l'acqua torbida delle pozzanghere. Questo proverbio cosa vuol rappresentare, cosa vuol significare? Un concetto molto semplice. Quando si ha sete, piuttosto che andare a bere l'acqua torbida, sporca, delle pozzanghere, l'acqua insana, insalubre, che quindi può fare male, è meglio dissetarsi da una fontanella bella fresca, se non addirittura, se c'è la possibilità, bere proprio da una sorgente, la cui acqua è limpida, pura, chiara, incontaminata, che giustamente l'acqua limpida incontaminata è sicuramente più salutare dell'acqua sporca che non sa che cosa ci sta in mezzo. Lo stesso quando si chiedono delle informazioni, c'è sentito dire, mi hanno detto che, ho saputo che, ma è successo che. E allora la gente, quando ha sentito un eco di qualche notizia arrivata all'orecchio, qualche cosa, poi magari vuole saperne di più. E a chi va a chiedere? Va a chiedere a qualcuno che sappia dare delle spiegazioni. Allora, se uno si informa alle persone che conoscono, che sanno, che oltre a conoscere e sapere sono anche sincere nel raccontare, uno si informa in modo giusto. Ma se uno va a chiedere alle persone che non conoscono la verità e quindi se le improvvisano, oppure la conoscono ma non la vogliono dire, la dicono in modo sbagliato perché magari hanno la bella intenzione di ingigantire un evento o di ridurlo o di inventarsi una versione piuttosto che un'altra, succede che poi le notizie che vengono divulgate sono notizie false, fasulle. Ed ecco che quello che voleva sapere le informazioni, cioè la persona assetata, invece di andare a bere alla fonte, cioè ad informarsi laddove gli danno la versione corretta, se va a bere l'acqua sozza della pascolla, l'acqua trovola, quando ci hanno messo le zampe a navata, dove c'è camminata la gente con le scarpe sporche, gli stivali sporchi, e uno si va a bere quell'acqua là che ci stanno i vermi in mezzo. Perché? Perché va bene nel posto sbagliato. Invece no, non dobbiamo bere nel posto sbagliato, perché se poi stiamo male, e poi ci fa male la trip, ci fa male lo stomaco. Così pure quando si hanno delle notizie sbagliate, ci facciamo un concetto completamente diverso di quello che è un evento, un fatto. Questo succede spesso, succede spessissimo, ma per tutte le cose, non solamente per le notizie. Io dico che questo succede per qualunque tipo di informazioni. Se volete sapere come si fa la crema, lo dovete chiedere al pasticcere. Ne è andata io all'elettrauto a chiedere come si fa la crema. L'elettrauto può sapere come funziona il circuito elettrico della macchina, perché è il suo mestiere, ma non ti può dire come fa la crema.
Lo stesso il pasticcere, che sa fare benissimo la crema, il caramello, i dolci, queste cose qua, e non ti sa dire come funziona la caldaia, come funziona, che te la dice, come funziona la progettazione di un edificio, come funziona un qualche cosa che non è di sua competenza, come funziona la profilassi dello sanamento e di un allevamento. E là ci vuole il veterinario. Allora, ognuno bisogna chiedere le notizie che sa, le cose di cui è pratico. Quindi, quando ci dobbiamo acculturare, quando ci dobbiamo erudire, quando ci dobbiamo togliere una curiosità, lo dobbiamo fare per i canali ufficiali. Studiamo la storia dai libri di storia, studiamo la geografia dai libri di geografia, studiamo la matematica dai libri di matematica. E questo per qualunque evento, per qualunque fatto. Il fatto di dire si dice, mi hanno detto, se ho sentito, assicuriamoci sempre che chi ha parlato perché è persona che sappia veramente come stanno le situazioni. Perché le persone parlano anche per cattiveria, con cattiveria. E quando si parla con cattiveria c'è tutto il bello da parte di queste persone nel nascondere la parte vera e nel mettere la parte finta. Nel non dire ciò che c'è di vero in una storia, ma dire tutte che cavolate un bandato che c'è. E allora dai, ha ingrandito le cose, è successo questo, sì, ma quello poi ha fatto quello, quell'altro, quello, quello. No, ma non sai, ma è successo per quello, dai, ha ingrandito. Paglie per 100 cavalli, si dice a Sulmona, no? Cioè, proprio la cosa in abbondanza. Paglie per 100 cavalli, abbondanza, figurati. Cavallo di paglia ne consuma parecchio, figuriamoci 100 cavalli, ci vuole i balloni, autotreno di paglia, quindi grossi quantitativi. E lo stesso pure quando si tratta di sparlare, sparlare, dai a che più può dire, a che più può aggiungere. E quindi le orecchie che vogliono sentire le cose false ci sguazzano e ancora di più, ecco che allora da una notizia uscita male, detta peggio e ascoltata in una maniera ancora più distorta, viene fuori una realtà che non è quella. Ecco che chi aveva sete di sapere la verità, alla fine si ritrova a bere l'acqua della pozzanghera. Perché? Ma perché è andata a bere nei posti sbagliati. Allora, quando avete dei dubbi, cari signori, su qualunque fatto, su qualunque situazione, su qualunque cosa, cercate di informarvi o di documentarvi da chi vi dice le cose vere, da chi, senza nessun coinvolgimento emotivo, sentimentale, rancoroso, vi dice, vi racconta i fatti in una maniera asettica, vi dice i fatti come stanno. È successo che questo, questo e questo, quello, quello e quello. Tanto bello dire la verità, perché bisogna camuffare, nascondere, aggiungere. La verità è una gran bella cosa. La verità sta sempre a galla, perché? Perché è la cosa più onesta che ci possa essere. In modo che se uno ha commesso una cosa grossa, è giusto che si sappia che ha commesso una cosa grossa. Se uno non ha commesso niente, è giusto che si sappia che non ha commesso niente. Ma se uno ha fatto una buona azione, è giusto che si sappia che ha fatto una buona azione. Se uno non l'ha fatta, è giusto che si sappia che non l'ha fatta. Quindi, indipendentemente dai rancori personali, dalle simpatie, antipatie, non stiamo lì a divulgare notizie inesatte, a mettere in giro le voci, tanto per fare per dare fiato alla bocca, tanto per fare parla la bocca. Prima di dare notizie allarmanti oppure di dare notizie così di puro pettegolezzo,
E cercate di riflettere un attimo, no, perché a ognuno di noi dà fastidio quando poi si diffondono delle voci che non sono quelle. È brutto diffamare uno che fa un'attività, dire che è un asino quando quello con l'attività magari la sa fare bene, e parlare male di un professionista e dire che quel professionista non serve a niente quando invece quel professionista sa fare il professionista. Cioè, sparlare solo per invidia, sparlare solo per cattiveria personale. Evitiamo di farlo, ma più che evitare di sparlare, evitiamo di dare ascolto a chi sparla. Io non me la prendo tanto con chi sparla, perché quello che sparla c'è sempre stato, lo stupido che parla ci sta sempre, lo dicevo tutto, lo fesso parla sempre, ma io reputo più fesso ancora non quello che parla, quello che lo ascolta e che ci gode nell'ascoltarlo. Lo reputo ancora più scemo di quello che parla e dice le cose non vere. Io, per quanto mi riguarda, cerco sempre di bere la fontanella fresca. Cerco sempre di bere l'acqua limpida, incontaminata, per quanto mi riguarda. Poi, se gli altri si vogliono bere l'acqua trovola della Pescolla, sono liberi di farlo. Ce ne stanno di pozzanghere in giro, sporche, puzzolenti, maleodoranti, eppure pienamente contaminate di germi e batteri. Sapeste quante ce ne stanno? Gli tieni, andate a bere là, va, che è tutta salute. Concludo invitando i telespettatori al fatto che da questa sera, dopo dell'aforisma, per questa sera e per il resto della settimana, dopo del telegiornale di Onda DG, c'è uno speciale a cura di Andrea D'Aurelio, uno speciale che si chiama Una donna al giorno. Sono 5 giornate, sono 5 interviste dedicate alla violenza sulle donne, riguardo la violenza sulle donne. Verranno intervistate 5 donne che per motivi di lavoro, per motivi professionali o per motivi comunque etici, rappresentano dei baluardi nel combattono ogni giorno la violenza sulle donne. E quindi 5 persone di 5 attività diverse, e ci sarà un bel confronto su questo tema che purtroppo è all'ordine del giorno. Ne sentiamo tante di queste violenze, purtroppo dico e sottolineo, di queste violenze che non dovrebbero invece esistere. E allora Onda TV nel suo piccolo affronta questo argomento intervistando 5 persone del settore. Buonasera a tutti e ci sentiamo o ci vediamo alla prossima. Grazie, arrivederci.